Biancardi. Biancardi, bravo. Sulla salute dei lavoratori non si scherza. Lo hanno ribadito lodi delegati delle rappresentanze sindacali unitarie della provincia, riferendosi all'ormai decennale caso della presenza di Eternit a pochi metri dalla sede della provincia in via Fanfulla. Si tratta di due capannoni di una struttura di servizio e di un edificio in via Vistarini con copertura nel pericoloso composto di cemento e amianto. La questione era stata sollevata, hanno spiegato i rappresentanti sindacali, nell'ormai lontano 2008. L'azienda sanitaria responsabile della questione sancì un anno dopo la necessità di procedere con interventi di bonifica entro 3 anni, informando della cosa il sindaco del comune, a tutti gli effetti responsabile ultimo della salute dei suoi cittadini. Inutile dire che non se ne fece nulla. I capannoni passarono di mano e, malgrado le disposizioni regionali in materia non lo permettessero, vennero affittati alla Guardia di Finanza come deposito per i veicoli di servizio. Nel febbraio di quest'anno la provincia è tornata alla carica ed ha ottenuto dall'Azienda per la tutela della salute un pronunciamento ufficiale in base al quale si è disposta la rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi. L'attuale proprietà lo farà, se non dovesse farlo, dovrà essere il nuovo sindaco della città ad occuparsene. Una prima patata bollente nelle mani di Sara Casanova.